Bentrovati a questa nostra scuola d'amore. Vi presenteremo anche questa settimana storie di vita particolarmente vicine alla realtà dei giovani. Giovani e santità, dunque, il tema che spesso fa capolino all'interno del nostro programma e che quest'oggi ci proporrà due storie, due testimonianze di fede di ragazzi che hanno davvero tanto da dirci, ragazzi che hanno vissuto in contesti diversi ma uniti nell'unico percorso possibile, il cammino di fede che ci porta alla santità, la santità della porta accanto, altro tema che trattiamo nei nostri programmi. Ma colgo subito l'occasione per salutare questa settimana in collegamento Fra Ezio Varvara che ci aiuterà ad addentrarci in questo cammino. Buongiorno Fra Ezio, pace bene. Pace bene a te Nicola e pace bene a voi tutti, amici e amiche di Padre Video TV. Ben ritrovati per questo nostro cammino. Subito dopo, Nicola, l'esperienza della festa di tutti i santi e la commemorazione dei nostri fratelli e sorelle defunti. Esatto, è un momento particolare. Abbiamo fatto una puntata, definimmo la settimana scorsa, ponte in vista di questi momenti di preghiera così forti, ed ora sulla scia di quello che abbiamo sentito anche dalle parole stesse di Papa Francesco in occasione appunto della festa di ogni santi, continueremo a parlare di questa santità che vede in particolare quest'oggi due giovani, dicevamo, essere al centro della nostra attenzione. Il primo è si tratta di Damiano Carvello, che è praticamente un ragazzo impegnato in politica, impegnato nel percorso anche a livello di comunità ecclesiale, che ha lasciato un vero e proprio testamento spirituale. Ce ne parlerà Francesco Carvello, che è il fratello di Damiano, e poi avremo la possibilità di parlare di Maria Orsola Bussone, con due amiche che l'hanno conosciuta, questa ragazza morta a 15 anni per un incidente assolutamente banale, se vogliamo, ma che ha davvero tanto da raccontarci anche attraverso quello che è il suo percorso di santità che la Chiesa sta seguendo oggi è venerabile. Tutto questo tra qualche minuto, Fra Ezio. Allora, già un primo input su queste due figure, Francesco Caravello e Maria Orsola Bussone. Allora, Nicola, santità giovane e santità della porta accanto, no? E sono i temi che ci stanno accompagnando nel nostro cammino, oltre alle figure potremmo dire così, che abbiamo avuto l'opportunità di vedere verso gli altari dei tempi passati, ma soprattutto quelli dei tempi attuali, no? Accorgersi di coloro che stanno accanto a noi in cammino. E allora intanto, Fra Ezio, ci prepariamo ad ascoltare la prima testimonianza di quest'oggi. Ci rivediamo tra qualche minuto appunto anche per commentare quanto andremo ad ascoltare. Vi leggo qualche spunto in attesa di sentire il fratello di Damiano Caravello, qualche spunto che ci viene proprio dal suo testamento spirituale. Damiano Caravello è un ragazzo di Noale, in provincia di Venezia, che ha vissuto circa 29 anni della sua vita lasciando un testamento spirituale che si racchiude in queste righe da lui scritte. Sprechiamo la vita a rincorrere l'amore, a succhiarlo dove non c'è. Io ho avuto la grazia, il dono grande di poterlo incontrare e di viverlo nonostante me. Arrivo a questa notte con il cuore e l'anima pieni di questo e quanto vorrei tu potessi anche solo assaggiarne un po' per poi cercarlo dove davvero c'è. Negli ultimi tempi ho vissuto con tutto me stesso quello che ho desiderato, vivere con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, con tutto il corpo, con tutto il cuore, con tutta l'anima. Ed è, e spero sia così, fino al mio ultimo giorno. Non mi interessavano posti di prestigio o di potere, ma servire quest'umanità, i cristiani bisognosi, i poveri. Alcuni stralci appunto di una lettera testamento che ci dà già l'idea di quello che era il modo di intendere anche il suo impegno sociale attraverso la politica, ma soprattutto il suo cammino di fede. Dovremmo avere in collegamento il fratello di Damiano Caravello, Francesco. Eccolo qui, buongiorno. Ecco, Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i Perfetto, telespettatori. ben trovato. E allora abbiamo occasione di poter parlare di questo ragazzo che si innesta perfettamente nel cammino che stiamo portando avanti all'interno del nostro programma. Qual è la testimonianza di Damiano? Chi era, come spesso chiediamo, tuo fratello? Allora, Damiano era un ragazzo normale come tutti gli altri. Damiano è nato al cielo 3 anni fa, il 7 agosto del 2020, all'età di 29 anni, per le complicanze sopraggiunte da un'infezione batterica dopo che ha subito 2 trapianti di fegato. Perché Damiano è nato con una patologia, l'atresia delle vie biliari, una malattia rara che colpisce un bambino ogni 20.000 nati circa, e quindi è stato necessario fin dalla nascita, diciamo, siamo stati, come dire, provati da questa esperienza, e Damiano ha dovuto subire un intervento a 60 giorni dalla sua nascita. Fortunatamente poi, essendo un intervento riuscito, è riuscito a condurre una vita normale, ecco, il più possibile. E Damiano si interroga particolarmente per il senso, ecco, di questa esperienza, di questa malattia che comunque era parte di lui da sempre. È un ragazzo che cresce normalmente in una famiglia cristiana. Noi abitiamo a Noale in provincia di Venezia, apparteniamo alla diocesi di Treviso, e Damiano tutto sommato conduce una vita semplice, secondo un'educazione cristiana. La nostra è una famiglia molto numerosa. Mio papà, appunto, 12 fratelli, ha portato avanti un'attività agricola. E Damiano ha potuto vivere e assaporare la bellezza dello stare in mezzo alla natura e frequentare tanti amici. A un certo momento della vita, Damiano, all'età di 17 anni circa, a seguito di un colpo di calore, si ricorda, diciamo così, che questa malattia, diciamo, è parte di lui, e ha provato a combatterci, insomma, per un po', fino a quando ho dovuto capire che forse questo era il modo attraverso il quale il Signore gli stava parlando, era il modo attraverso il quale il Signore lo chiamava. E Damiano, da questo momento, diciamo dall'età di 17-18 anni, sceglie e decide di partire per Assisi. Appena presa la patente, ricordo, andò da solo ad Assisi e iniziò a frequentare il servizio orientamento giovani. E conobbe lì Padre Vito D'Amato, quello che poi sarebbe stato fino alla sua morte la sua guida spirituale. Da qui Damiano comprende che la sua malattia è lo strumento privilegiato attraverso il quale il Signore gli ha sempre parlato. E piano piano ricompone la sua storia, approfondisce la sua fede, proseguendo a partecipare, insomma, alle attività della sua parrocchia, cosa che ha sempre fatto anche come animatore dell'Azione Cattolica, su da noi a Treviso, e anche ha fatto parte anche del Consiglio diocesano. Insomma, un ragazzo attivo, un ragazzo appassionato anche di politica. Damiano ha studiato scienze politiche e relazioni internazionali a Padova e, diciamo, ha proseguito, ecco, da questa consapevolezza, da questa chiamata che il Signore gli faceva attraverso questa sua malattia. Damiano si mantiene comunque un ragazzo molto impegnato e si candida anche alle elezioni amministrative nel suo comune annuale. E quindi amava questa politica, ma non la amava nella modalità, come dire, di poter, come lo scrive anche nel suo testamento, di avere questo posto, no? Questo primato, questo potere, ma servire questa umanità, ai cristiani. Damiano era ispirato alla figura di Giorgio La Pira, il venerabile Giorgio La Pira. Ha letto moltissimo di lui, la sua libreria è davvero piena di questi testi che Damiano ha approfondito, e quindi per lui la vocazione era, in un certo modo, il decidere di dispendersi totalmente all'interno della società come un Ecco, cristiano, un libero di scelta. un modo di intendere la politica e di vivere la politica da cristiano, questo era poi il suo obiettivo principale. Certo. Sì, è proprio così. Spesso ripeteva: voglio un posto ai piedi di Gesù, come diceva Shabazz Bhatti, che è stato il ministro per le minoranze religiose in Pakistan, trucidato dagli integralisti musulmani. Si è ispirato anche a questa Anche a questa figura, e figura. aveva un canale. Lui voleva proprio, il suo sogno era servire l'umanità, i cristiani, i bisognosi, i poveri. Tutto il resto, diceva, viene molto più indietro. Ecco E Francesco, Damiano, sì, prego,
Proseguiamo appunto con questa sua, questo come dire, tratteggiare la figura di un ragazzo assolutamente semplice, con grandi valori, con un impegno che poi si è dimostrato anche in altri ambiti. Ma andiamo velocemente verso la conclusione di questa esperienza di vita, che però non è conclusa, perché dai suoi funerali in poi il messaggio come dire, si è ampliato. Certo. Sì, siamo rimasti molto stupiti, parlo per me, parlo per la mia famiglia, perché davvero non ci aspettavamo che anche quel suo modo di vivere un po' in maniera, in un certo nascondimento, diciamo così, poi in realtà divenisse qualcosa che in realtà ci colpisce e si è creata una bella risonanza che cerchiamo per quanto possibile di abitare, ecco. E, il culmine, diciamo, di questa sua esperienza che per gli ultimi mesi è stata comunque un'esperienza di orazione. Damiano lo definiva l'ozio di Dio, cioè tutte le sue attività, tutti i suoi impegni, in realtà alla fine Damiano si è ritrovato in un letto di rianimazione, il luogo più assurdo, no? Secondo i nostri modi di pensare, ed è lì, in quei 23 giorni di agonia, in quei giorni apparentemente inutili, in rianimazione a Padova, tra le sale operatorie, interventi, non vi dico, è stato un periodo molto complesso, però con quel fianco squarciato e mai più chiuso, è lì che si è vista quell'unione con Dio che era compiuta, tanto che anche il corpo era ormai simile a Cristo fino all'incontro definitivo con quello che lui chiamava il suo re. Damiano ci lascia il suo testamento spirituale, che potrete trovare anche in internet, lei prima ha letto una parte, la seconda parte, per chi vorrà, insomma, potrà da quelle parole, e noi come famiglia ce lo auguriamo, insomma, trovare tutta la speranza e la forza per dare senso, perché se c'era riuscito Damiano con una malattia molto invalidante a fare tutto quello che ha fatto, non è stato sicuramente per merito suo o per merito mio o nostro. Ma grazie alla sua fede e grazie anche alla fede che i suoi genitori, i nostri nonni e anche padre Vito e suor Silvia gli hanno trasmesso. E questa è per noi una grande testimonianza di quello che è appunto il senso che vogliamo dare attraverso il nostro programma, il senso di tante vite che hanno lasciato un segno, e questo segno si ricongiunge sempre ad un unico messaggio, che è quello del Vangelo. Grazie di cuore davvero, Francesco. Grazie per la vostra disponibilità e buon proseguimento di trasmissione. Grazie, la figura di tuo fratello Damiano. Avremo sicuramente occasione di tornare a parlare di lui, perché sono quelle figure che ci piace tanto poter evidenziare nel nostro cammino. Ora ci fermiamo per una pausa e poi di nuovo insieme per incontrare invece la storia di Maria Orsola Bussone. Torniamo dunque insieme per parlare di questa ragazza, 15 anni, venerabile, Maria Orsola Bussone, di cui vogliamo introdurre la vita attraverso una scheda biografica. Ascoltiamo e vediamola. Maria Orsola Bussone nasce il 2 ottobre 1954 a Vallo Torinese, in provincia di Torino. Cresce in una famiglia unita e serena. Il papà Umberto è artigiano presso la propria officina. La mamma Luigina lavora come sarta. La famiglia si arricchisce 3 anni più tardi con la nascita del fratello Giorgio, con cui Maria Orsola condividerà un profondo rapporto d'anima. Dopo le elementari e le medie frequenta con profitto il liceo scientifico. Di carattere vivace e spontaneo, anima volentieri l'oratorio. Durante il periodo estivo partecipa ai campi scuola della parrocchia. È dinamica, intraprendente e attiva. Grazie alla sua forza di volontà impara vari sport. Le piace sciare, nuotare, pattinare e andare in bicicletta. A 13 anni un evento segna la sua giovane vita, l'incontro con il carisma dell'Unità di Chiara Lubich. E nel 1967 Maria Orsola, con la sua famiglia e altre 40 persone, partecipa al primo congresso per gruppi parrocchiali promosso dal Movimento dei Focolari. Lì scopre in modo nuovo l'amore immenso di Dio, la bellezza del vivere insieme il Vangelo e il fascino di essere Chiesa, sull'esempio delle prime comunità cristiane. Inizia così in questa piccola parrocchia un cammino di rinnovamento personale e comunitario. Con un gruppo di coetanee intraprende un serio percorso di formazione e si impegna in ogni tipo di animazione. Il suo motto è ricominciare, certa che Dio è amore sempre.
Con gli amici del suo gruppo forma un complesso musicale per testimoniare nel mondo giovanile la gioia di una vita vissuta per Dio e per i fratelli. Al suo parroco un giorno confida: «Sarei disposto a dare la vita perché i giovani capiscano quanto è bello amare Dio». Parole riprese da San Giovanni Paolo II, quando a Torino nel 1988, ai 60.000 giovani di convenuti, la indica come modello per fare della propria vita un dono. Insieme alla sua comunità, Maria Orsola vive un intenso impegno di apostolato nei contatti con gruppi giovanili, sacerdoti, seminaristi, comunità religiose, parrocchiali e diocesane. Lo testimoniano le lettere e le pagine del suo diario, da cui emerge una spiccata capacità di tessere rapporti autentici. Nel luglio 1970 partecipa al campo scuola della parrocchia a Casavio, nei pressi di Venezia. Venerdì 10 luglio anima con la chitarra l'incontro conclusivo della giornata sulla parola di vita e si prepara per la messa. Mentre si asciuga i capelli, rimane fulminata dal fondo difettoso. Maria Orsola, 15 anni e 9 mesi, parte per il cielo. La fama di santità, respirata già al suo funerale, si diffonde e il 26 maggio 1996 si apre il processo di beatificazione. Il 18 marzo 2015 viene proclamata venerabile. I suoi resti mortali, dal 2 ottobre 2004, riposano nella chiesa parrocchiale di Vallo Torinese. Questa è una scheda sintetica della vita di Maria Orsola Bussone, ma noi fra Ezio vogliamo salutare due amiche che l'hanno conosciuta davvero nel profondo e che possono portarci quest'oggi la loro testimonianza. Si tratta di Daniela Bussone e Marinella Caglio. Buongiorno e benvenute. Buongiorno a tutti voi. Grazie. Fra Ezio, allora, abbiamo ascoltato la prima storia di quest'oggi riguardante un giovane, un ragazzo di 29 anni che ha lasciato questo segno profondo nella provincia di Venezia. Ed ora parliamo di una quindicenne che, sempre nel nord Italia, ecco, ha davvero dato un segno profondo di quello che significa vivere il Vangelo. Ecco, come possiamo introdurre questa figura avendo ascoltato la prima? Beh, penso la parola chiave sia proprio in questo caso, ecco, amicizia, perché anche la scorsa volta noi parlavamo di un'amicizia che sia legata strettamente a Dio, quindi parlare di questi fratelli e queste sorelle si intende parlare degli amici di Dio. Questo è il nostro cammino che facciamo, quindi a noi è data questa bella opportunità oggi di ascoltare, ecco, due amiche, quindi io, Nicola, lascerei subito la parola a loro perché la testimonianza è più diretta e abbiamo l'opportunità di assaporarla e di gustarla quasi come se stessimo gustando qualche cosa di autentico, quindi lascerei subito la parola a loro. Sì, sicuramente. Allora vogliamo sentire da parte vostra, ecco, qual è stata la vostra esperienza accanto a Maria Orsola. Sì, Maria Orsola faceva parte, noi facevamo parte di un gruppo insieme con lei, che dopo l'incontro con la spiritualità dell'unità abbiamo capito di dover intraprendere un più profondo percorso di formazione e di impegno. E sin dall'inizio, tornando da questa esperienza, abbiamo scoperto che il Vangelo è una vita da vivere, non sono solo parole, ma sono parole di vita. Quindi ci ritrovavamo settimanalmente come comunità, quindi giovani, bambini, adulti, anziani, per comunicarci come eravamo riusciti a mettere in pratica questa frase del Vangelo che ci eravamo presa per impegno, questa parola di vita. E Maria Orsola era proprio cresciuta in questo humus della comunità parrocchiale, quindi ci è molto piaciuto quando il primo novembre scorso il Papa, in occasione degli Ogni Santi, ha detto che la santità è un dono, è un cammino che va fatto insieme, aiutandoci a vicenda. Con Maria Orsola cantavamo in un complesso, come è già stato detto nella biografia, ma in questo complesso volevamo, non tanto perché nel 68-70 erano cose moderne, ma comunicare l'amore di Dio che avevamo scoperto, incontrato e per cui si voleva vivere. E lei cantava come solista, cantava molto bene,
e andavamo dove ci chiamavano nelle parrocchie, siamo stati anche a un seminario minore, ma soprattutto, ecco, il nostro impegno era testimoniare Dio. Scriveva lei: adesso mi sono proposta di vivere il Vangelo al 100%, ma non ci riesco sempre. E quando cado, quando non ci riesco, cerco di ricominciare, di offrire quel dolore causato dal fatto di non riuscire. Questa determinazione nel vivere per Dio, in Maria Orsola, soprattutto, ha le sue radici in un rapporto profondo con Dio, nella preghiera costante, nella recita del rosario che lei faceva andando a scuola al mattino sul pullman, e nella messa quotidiana, che era diventata indispensabile, anche se il papà suo diceva: non riesco a capire perché si debba andare a messa tutti i giorni, non basta la domenica come abbiamo sempre fatto. Dopo ha capito perché. E lei scrive alla sua amica Maria: Gesù mi ha messa in condizioni tali da farmi capire l'importanza del colloquio personale con Lui. E come mi hai scritto nella tua lettera, anch'io è da un po' di tempo che parlo più spesso con Dio. Ed è una cosa meravigliosa sfogarti con Lui, perché te lo senti lì vicino. Sono parole sicuramente profonde queste, che sono già un primo insegnamento che ci deriva da questa esperienza di una ragazza che, come diciamo, viveva comunque la fede in maniera gioiosa rispetto a quello che poteva essere magari anche il suo tempo. Una caratteristica che ha avuto sino alla fine. Sì, esattamente. Difatti molti la ricordano ancora per questa sua schiettezza, questo suo slancio generoso verso tutti, se poteva aiutare qualcuno, il sorriso che non mancava mai e la gioia di poter condividere con gli altri questa sua esperienza. Però era molto importante per lei una direzione spirituale che allora era col nostro sacerdote, col nostro parroco Don Vincenzo Chiarle, e anche con una confessione frequente. Questi erano i punti che la tenevano unita veramente a Dio. Poi era una ragazza molto molto concreta nel suo modo di voler bene agli altri, anche se era altrettanto umile. E stamattina, quando ho sentito nel Vangelo di oggi, quando ho sentito parlare dell'umiltà, del stare all'ultimo posto, ho pensato proprio che per lei questo era molto vero. Era un po' il suo tratto principale Sì. nel cammino di fede. Sì. Facciamo in questo modo, ecco, è bello parlare di Maria Orsola e non vorrei, come dire, ridurre il tutto a pochi minuti. Abbiamo anche da sentire l'altra testimonianza, che appunto ci darà l'opportunità di approfondire ulteriormente questa bella figura. Allora vi invito, se volete, a restare ancora qui con noi per qualche minuto. Adesso facciamo una breve pausa e poi torneremo insieme per entrare anche nel merito di quello che è stato il suo percorso all'interno specifico, all'interno del movimento dei focolari. Allora ci vediamo tra qualche minuto. Maria Orsola Bussone, una ragazza piena di vita, della gioia di vivere il suo cammino all'interno della Chiesa, seguendo anche un percorso specifico che è quello dei focolari. Abbiamo sempre in collegamento Daniela Bussone e Marinella Caglio, amiche di Maria Orsola, e Fra Ezio che ha seguito questa prima parte di approfondimento. Fra Ezio, un primo riassunto di quello che abbiamo ascoltato e un'introduzione a quello che andremo ad ascoltare con la seconda testimonianza. Ecco, diciamo, la straordinarietà, no, della vita di questi uomini e donne, in maniera particolare nel nostro caso stiamo parlando di giovani e giovane, che danno proprio a giovinette, che danno l'opportunità di avvicinarsi agli altari, come ritorniamo ogni sabato a dire, Nicola, la straordinarietà si dà proprio nell'ordinarietà.
E penso che adesso, ascoltando le parole, ecco, di queste sue amiche, adesso ascolteremo anche dagli iscritti quella che potrà essere per noi anche un'opportunità per conoscere meglio, perché di solito le figure di santità si conoscono proprio dai loro scritti e dalle testimonianze dirette. Noi abbiamo oggi questa duplice opportunità, una benedizione potremmo dire, ascoltare le sue amiche, le amiche di Orsola, ma nello stesso tempo avere l'opportunità di leggere i suoi scritti, quindi lascerei ancora la parola a loro. E allora sì, Sì, io ascoltiamo la seconda testimonianza, prego. sono Daniela e noi eravamo coetanei, quindi noi abbiamo fatto le scuole elementari, poi le medie insieme, quindi i giochi da bambini, mi prestava la sua bicicletta, poi andavamo a spasso nei prati, Valle è un bel paese che si presta. Però poi il rapporto si è approfondito, è diventato proprio d'anima, diciamo, quando abbiamo avuto questo contatto col movimento dei focolari, come dicevate voi prima. Ecco. Io mi ricordo quel primo incontro nel 67. Dopo questo incontro siamo passati ad esempio all'Oppiano, no? E questa esperienza di vedere che lì la vita del Vangelo era vissuta, incarnata. Ha detto anche a noi, ma questo sì, si può vivere, si può cercare di vivere ovunque, no? Quindi dopo è nata questa nuova vita che poi continuava tutte le settimane perché poi ci si incontrava, perché poi ci si formava, si partecipavano. Noi abbiamo tante lettere che Maria Orsola ha scritto a Chiara Lubich, quindi proprio questo rapporto profondo che avevamo che continuiamo ad avere con il movimento dell'Opera di Maria. E io ho partecipato a quel campo scuola a Cassavio, a Venezia, dove poi Maria Orsola il 10 luglio è partita per il Paradiso. Voglio farvi vedere questo, se riesco, questo scritto che Maria Orsola ha messo al suo letto in quei giorni come programma di vita, no? Vedere Gesù negli altri. Lei vedere Gesù negli altri in casa sicuramente, oppure nei più deboli, più diseredati, quelli che andavamo a trovare al Cottolengo a Torino, o comunque nel vecchietto che salutava con entusiasmo in Piazza Vallo, ecco. Oppure, però poi lei scrive, ecco, alla sua amica, allora ricominciamo insieme a camminare nella vita, sicure dell'amore di Dio, riconoscenti a Lui, pronta ad amare e a servire qualunque prossimo che ci passa accanto. Allora non ci chiuderemo nel nostro egoismo, ma andremo verso il Gesù che incontreremo, amandolo con tutta la nostra anima, con tutto il nostro cuore e con tutte le nostre forze. Anche dare Dio agli altri, non solo in parrocchia o dove semplici, perché tutti la pensano come te, ma a scuola, quindi nei temi, e scrivere quello in cui credi. Magari la professoressa ti dice sì, bello, ma insomma, ecco. Oppure fare la volontà di Dio. Ancora un suo scritto. Dio mi ha fatto capire un'unica cosa, ma molto importante, che lui solo vale. È lui l'unica nostra salvezza. È lui la gioia, la libertà che noi giovani cerchiamo, vogliamo. E che però non troviamo solo contestando e facendo tutto ciò che ci pare, ma che troviamo solo facendo la sua volontà. Quell'ultima sera a spiaggia, Marinella diceva, facevamo gli incontri della parola di vita, e Maria Orsola, io ricordo bene che lei disse: oggi non mi sono ricordata tanto di vivere la parola di vita, quella frase che ci eravamo presi d'impegno, ma ho ancora tutta la sera per ricominciare. Ed era il 10 luglio e a poche ore Gesù l'avrebbe chiamata. Se ecco ancora un momento, vi Sì. leggo l'inno alla vita, questo inno, questa gioia che dice che è bello vivere, che è bello vivere per Dio, dice lei. Era il 21 ottobre, quindi Maria Orsola aveva appena compiuto 14 anni, una ragazzina di 14 anni. Lunedì sera, come sono contenta. Che bella la vita, viva la vita. Sono appena tornata da Don, nostro parroco, Don Vincenzo Chiarle, che ci ha fatto conoscere l'ideale dell'unità. Ho parlato un po' con lui, ma non di cose straordinarie. Gesù in mezzo è veramente potente, ti aiuta a superare ogni difficoltà e ti dà la gioia, la luce, la pace, la serenità.
Vale quindi vivere per Dio. Dai Maria, vai avanti. Se arrivano le difficoltà, bene. Grazie Gesù, amale e buttati. Sì, Dio è amore, Dio è tutto, quindi forza. Ama sempre, subito, con gioia per prima. Cercherò di fare apostolato con Maria ed Enrica, devo aiutarle. Poi devo dare Dio agli altri, specialmente ai ragazzi. Cercherò di vestirmi e di essere bella per Dio. Questa sì che è vita, viva la vita! È un programma di vita, di fede, questo che è difficile riscontrare, se vogliamo, nei giovani di oggi, anche se ci sono tante belle esperienze, tante testimonianze che portiamo settimanalmente all'interno del nostro programma. Allora, vorrei tra l'altro avviarci alla conclusione di questo primo approccio alla figura di Maria Orsola Bussone, attraverso quello che è il cammino riconosciuto dalla Chiesa al momento. Infatti i periti teologi della Congregazione per le cause dei Santi il 17 settembre del 2013 hanno dato parere favorevole al riconoscimento delle sue virtù in grado eroico. Il 18 marzo 2015 Papa Francesco ha quindi autorizzato la promulgazione del decreto con cui Maria Orsola Bussone è stata dichiarata venerabile. Dunque un percorso, un cammino, questo attualmente in questa fase è riconosciuto dalla stessa Chiesa. Noi a volte parliamo di storie di vita che sono una testimonianza sicuramente utile per tutti, ma anche di vere e proprie storie che, come dice il nostro titolo principale, Verso gli altari, si concretizzano poi in un cammino riconosciuto dalla stessa Chiesa. Fra Ezio, volevi aggiungere qualcosa e chiedere un'ultima testimonianza alle nostre amiche? Ecco, penso, guardando e ascoltando soprattutto, no, lo scritto dell'inno alla vita di Maria Orsola, cioè una bellissima espressione che penso sia da chiave per tutto l'esperienza, ecco, di questi giovani che decidono di seguire il Signore e quasi lo rendono loro amico nel cammino di vita. Vale vivere per Dio. Questo è molto fondamentale, perché le qualità che vengono indicate, no, la pace, la serenità, nascono in una relazione autentica che si fa soltanto nella dimensione, potremmo dire, in cui l'altro è in grado di aprirsi all'altra persona o all'altro, da intendersi con la lettera maiuscola, con sincerità, con verità, con autenticità. E penso che questa è la testimonianza che passa quest'oggi, e questa è la testimonianza che, permettimi di correggerti Nicola, che i giovani cercano, perché non è vero che oggi abbiamo perso questi valori. Sono alla ricerca i giovani di questi valori. Difficoltà fanno a trovarli, allora a noi questo è lo sforzo, cioè vedere Gesù negli altri significa avere gli occhiali in grado di poter trovare Gesù in tutte le persone che incontriamo. Ma noi che facciamo un cammino di fede, diamo l'opportunità di vedere Gesù in noi? Questa è una bella domanda. Allora la vogliamo rivolgere per salutare le nostre amiche alla loro esperienza, alla loro realtà accanto a Maria Orsola. Sì, io penso che veramente da lei si capiva questo, lo trovavano in lei. Lei scriveva poi: voglio amare, amare, amare sempre, per prima, senza aspettarmi nulla. Voglio lasciarmi adoperare da Dio come vuole Lui. E voglio fare tutta la mia parte, perché quella è l'unica cosa che vale nella vita. E perché veramente tutti i giovani conoscano che cos'è la felicità e amino Dio. E queste sono le parole più belle per poter concludere questo primo appuntamento. Sicuramente torneremo a parlare di lei, perché sono quelle figure che hanno tanto tanto da dirci e che in questo momento abbiamo potuto soltanto introdurre. Allora grazie di cuore a Daniela Bussone e Marinella Caglio per averci offerto questa bella opportunità. A presto, e allora buon lavoro a tutta la comunità. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie tante. Buongiorno a tutti.
Frezio, abbiamo ancora una pausa in scaletta e poi ci addentreremo in temi un po' più, come dire, ampi che riguardano la santità e non solo. Parleremo anche delle beatitudini, lo faremo attraverso un tuo contributo sicuramente stimolante dal punto di vista delle riflessioni. Allora, linea alla regia, a tra poco. Abbiamo parlato di santità, santità giovane, quella santità che viene delineata come qualcosa di raggiungibile, e su questo Papa Francesco, proprio durante l'Angelus, nella solennità di tutti i santi, ha ribadito: la vera santità ha due caratteristiche, un dono e un regalo, non si può comprare, al tempo stesso è un cammino. Lo ha detto appunto Papa Francesco prima dell'Angelus per la solennità di tutti i santi. La santità è un dono di Dio che abbiamo ricevuto con il battesimo. Se lo lasciamo crescere, dice il Papa, può cambiare completamente la nostra vita, perché i santi non sono eroi irraggiungibili o lontani, ma sono persone come noi, sono i nostri amici, il cui punto di partenza è lo stesso dono che abbiamo avuto noi, il battesimo. Anzi, se ci pensiamo, sicuramente ne abbiamo incontrato qualcuno, qualche santo quotidiano, qualche persona giusta, qualche persona che vive la vita cristiana sul serio, con semplicità. Sono quelli che a me piace chiamare i santi della porta accanto, che abitano normalmente tra di noi. Ma la santità per Papa Francesco è anche un cammino da fare insieme, aiutandoci a vicenda, uniti a quegli ottimi compagni di cordata che sono i santi. I santi ci sostengono e quando nel cammino sbagliamo strada, con la loro presenza silenziosa non mancano di correggerci. Sono amici sinceri di cui ci possiamo fidare perché loro desiderano il nostro bene. Nella loro vita troviamo un esempio, nella loro preghiera riceviamo aiuto e amicizia e con loro ci stringiamo in un vincolo di amore fraterno. La santità è un cammino, è un dono, ha chiuso così Papa Francesco. E in queste parole, Fra Ezio, noi modestamente ci inseriamo e capiamo che è il cammino giusto che stiamo svolgendo, soprattutto quando presentiamo questa santità della porta accanto. Anzi, c'è una bella parola che utilizza Papa Francesco. Qualche santo quotidiano, dice. Sì, Nicola, no, ritorna proprio questo aspetto di chi ci sta accanto, della quotidianità, dei piccoli gesti, dei segni concreti che rendono il Vangelo qualcosa di incarnato, di profondo, di autentico, non qualcosa che rimane per aria. Per cui, ecco, l'esperienza forte è proprio questa. E Papa Francesco, la dicitura, potremmo dire così, no, dei santi della porta accanto, l'ha usata tantissimi anni fa e ritorna nel suo linguaggio, che è un linguaggio alquanto rivoluzionario, ma rivoluzionario da intendersi anche come concreto, cioè con i piedi per terra. Con i piedi per terra. Per cui, ecco, nella festa di tutti i santi abbiamo avuto anche l'opportunità noi di ascoltare il brano evangelico delle Beatitudini, che a breve riproponiamo ai nostri amici che ci seguono da qua, da casa. E le Beatitudini sono, potremmo usare un po' una riflessione che diversi autori, esegeti hanno descritto, sono un ritratto di Gesù. La bellezza della santità è proprio questa, cioè ognuno può individuare in sé un tratto specifico nel quale seguire Gesù. Per cui ognuno di noi è originale e questa originalità ne rende la nostra vita bella, bella. Quindi la dimensione della bellezza è fondamentale per la santità. Quindi io direi, Nicola, proponiamo questo video e poi ne torniamo a parlare insieme. Ascoltiamo. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra». Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. E questo è sicuramente un compendio di quello che dovremmo concretizzare nella quotidianità. Sembra però, come dire, teoria, ma in pratica questi santi e queste storie che vi proponiamo ci confermano che è possibile. Ecco, Nicola, rallegratevi ed esultate, l'ultima espressione che viene adoperata in questo brano evangelico, è stato motivo di scrittura, potremmo dire così, da parte di Papa Francesco, di un'esortazione apostolica che noi abbiamo richiamato anche anni addietro sulla figura della santità, su un cammino della santità, dove per la prima volta, come dicevo prima, abbiamo trovato la dicitura ai santi della porta accanto: gaudete ed exultate, rallegratevi ed esultate. Questo lo scriveva appunto Papa Francesco nel 2018, alla solennità appunto di San Giuseppe, ci veniva consegnata come esortazione apostolica. E proprio all'inizio ci può dare un'opportunità per capire in che cosa consiste questa espressione di vita. Dice che il Signore ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un'esistenza mediocre, annacquata, inconsistente. Così il Signore proponeva ad Abramo il cammino di santità: cammina davanti a me e sii integro. Ancora un ultimo aspetto che voglio sottolineare è questo. Il Papa scrive: il mio umile obiettivo di questa appunto esortazione apostolica è far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale con i suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità. Quindi, come possiamo notare, i rischi, le sfide, le opportunità sono proprie del cammino di vita, e le beatitudini hanno questo aspetto, come dicevo prima, no? Nel video noi abbiamo potuto notare, c'è quest'uomo che colora, no? Che crea questo disegno. Sono dei tratti tipici che riguardano alcuni autori, come dicevo prima, per delineare il volto di Gesù, in quel volto in cui noi tutti ci dovremmo rispecchiare. Per cui l'originalità è proprio data da questo, cioè ognuno ha un suo quid, una sua particolarità nel quale, e potremmo dire così, nel quale realizzare il suo battesimo, quindi realizzare la sua personale santità, perché la santità è personale. Ricordando un'espressione del nostro caro fratello Carlo Acutis, molti di noi muoiono come fotocopie, soltanto pochi rimangono originali, per cui dobbiamo cercare questa nostra originalità, perché appunto il Signore ce l'ha data ed è propria di ciascuno di noi. Ed è l'originalità che è emersa anche attraverso le testimonianze di quest'oggi. All'inizio abbiamo parlato di questo ragazzo, Damiano Caravello, che nonostante una situazione di salute davvero difficile, che avrebbe sin dalla nascita, come dire, tolto qualsiasi stimolo, sogno, voglia di vivere, ha portato invece il ragazzo a cercare una possibilità anche di aiuto concreto verso il prossimo attraverso, ad esempio, l'impegno nella politica. E riprendo una frase di quel testamento, lettera testamento che abbiamo appena accennato quando parlavamo anche con suo fratello Francesco. Desidero un posto ai piedi di Gesù, il resto viene molto più indietro. Già questo di per sé è una riga sulla quale potremmo parlare per ore e ore. La mia vita, scrive ancora Damiano, seppure in maniera disordinata a volte, seppure con fatica, è vita interiore, vita di comunione con la Trinità nella Chiesa, con tanti fratelli e sorelle, il più possibile. Voglio darti speranza, perché in qualsiasi situazione o disordine tu ti trovi, una via d'uscita c'è. Voglio dirti di non avere carità, che io forse ho avuto poco, ma che stravolge la visione dell'altro, che possa
che passa da nemico a fratello. Voglio dirti e supplicarti di avere fede in Gesù Cristo, che ti sembrerà strano, ma è persona vera che, se lascia entrare nella tua vita, davvero ne fa un capolavoro. Quindi la conoscenza di Cristo poi concretizzata nella carità e nel vivere in comunione con il fratello. Sono già altri, come dire, elementi in più che contestualizzano queste esperienze. Ecco Nicola, come hai appena letto, cioè le sfide ci sono, e meno male che ci sono, perché sono sfide e noi abbiamo l'opportunità, ecco, di rafforzarci attraverso questo. Ci sono, quindi, quando ci sono delle sfide, come diceva il Papa, ci sono anche dei rischi, però non ci dobbiamo lasciare sfuggire tutte queste opportunità che ci vengono date per la nostra crescita spirituale, ed è molto importante questo, perché appunto, come dicevano, la santità si dà proprio nella vita quotidiana. Alle volte basta dare poco, ma darlo con amore, che dà una tonalità diversa a quell'azione che noi stiamo compiendo. E il Vangelo non fa altro che rimarcare questa tematica dell'amore. Domenica scorsa il Signore ce lo ha richiamato. Non è il grande comandamento amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutto se stesso, ma è il primo grande comandamento, perché poi ce ne sta un secondo, dice Gesù, che è simile: ama il prossimo tuo come te stesso. Cioè, se vuoi amare Dio, ti devi dare da fare ad amare il prossimo, perché ecco, non si può disgiungere la cosa. Certo. Non si può. Frezio, siamo alla conclusione di questo nostro appuntamento. Nel ricordarci di tornare insieme, ce lo ricordiamo a vicenda, perché per noi è un appuntamento importante quello del sabato, e speriamo che lo sia anche per tutti voi che ci seguite. Ecco, vi vogliamo salutare con il nostro classico saluto, è vero Frezio, seppur in collegamento, ma il nostro saluto è sempre quello. Certo Nicola, il nostro augurio e il nostro saluto fatto veramente nella benedizione del Signore è quello di pace e bene a voi tutti. Ebbene, ciao Fra Ezio, ciao a tutti voi. Ciao Nicola.